Se mi date le parole di Lukaku, che oggi di fatto ha aperto all'Inter ad Antonio Conte, adesso c'è una piccola corsa ad arrivare all'Inter con Antonio Conte, che ha ridato comunque entusiasmo, credibilità, perché quando arriva Conte allora di conseguenza questa squadra, in questo caso l'Inter, punterà a vincere qualcosa. Le parole di Lukaku aprono alle speranze dei tifosi nerazzurri, un bene che Conte sia andato all'Inter, per me il migliore allenatore al mondo, per quanto riguarda il mio futuro ho già preso una decisione che non posso ancora comunicare pubblicamente per rispetto al Manchester United con cui ho un contratto. Traduzione da mercato, via. Mi sembra abbastanza chiara, no? Giusto? Le prime 5-6 righe parlano esclusivamente che lui vuole andare all'Inter. Solo che ha un contratto, non può dirlo, ma lui si sta proponendo in maniera eclatante proprio all'Inter. Quindi adesso dipenderà dall'Inter se accettare o no questa provocazione, tra virgolette, di Lukaku. No, è un'apertura importante. Eh sì, credo che sia stato molto chiaro. E a Conte è sempre piaciuto. Sì, ma sicuramente tra poco aggiornamenti Icardi, Dybala, Dybala, Icardi, Icardi, Dybala, Dybala, Icardi, mettetela come volete, ma comunque vi daremo con Alfredo per le notizie. Alfredo, su Lukaku, dopo una ricostruzione che abbiamo fatto nel pomeriggio con Gianluigi, io credo che sia molto più di una volontà, io credo che lui si sia promesso all'Inter, e soprattutto dopo, come devo dire, il restyling sull'ingaggio, perché ricordiamo che lo United, non avendo raggiunto l'obiettivo primario, che sarebbe stato quello di andare in Champions, c'era un accordo di rivisitazione su certi ingaggi, dei top come Pogba e come Lukaku, ed è stato un motivo di malcontento. Adesso io non so quanto guadagni realisticamente Lukaku rispetto alla cifra precedente, che era vicina alla doppia cifra. Adesso potrebbe essere 200.000 sterline a settimana, tutto, dovrebbe ma, essere. Ma come abbiamo ricostruito nel pomeriggio con Gianluigi, non è un problema di soldi, è un problema che è sempre un problema di soldi, ma nel caso specifico non è un problema di soldi. Poi quando aggiungeremo altre cose sulle manovre in attacco dell'Inter, capiremo che l'Inter quest'anno ha intenzione davvero di regalare 3-4 attaccanti a Conte secondo le volontà di Conte. Se Lukaku dice Conte è il migliore allenatore al mondo, c'è qualcosa che ci spinge dopo nostre verifiche ad andare oltre il fatto che sia un suo desiderio, perché gli piacerebbe. L'Inter ci sta provando seriamente. Il problema è che il cartellino ha una valutazione di credo 80 milioni e che entrerai nel vivo, e al momento non hai parlato con lo United, che noi sappiamo questa è la situazione in te, però è un profilo straordinario, perché Conte per Lukaku e Lukaku per Conte sono in simbiosi. Sì. Non solo Lukaku, tecnicamente però... o tatticamente. Sì, non solo Lukaku, scusa sì. Alfredo, perché poi dobbiamo parlare di Icardi, Dybala, Dybala, Icardi tra pochissimo. Icardi, Dybala, Dybala, Icardi, le ultime di questa giornata, ma anche le ultime proprio degli ultimi minuti con Alfredo Pedullà. Raccontaci. Allora, dal mio punto di vista, l'unica strada praticabile in questo momento è Icardi, Dybala. Però c'è un distinguo da fare, perché oggi Dybala direbbe no a qualsiasi soluzione, oggi. Perché lui pensa di aver vissuto la stagione più difficile della sua carriera, il rapporto con Allegri, le sostituzioni, il fatto di giocare lontano dalla porta, quindi lui vorrebbe rimettersi in gioco con un allenatore che ha un altro modo di interpretare il 4-3-3 dopo aver dato ad Allegri lo straordinario ciclo di 5 anni, scudetti e tutto quanto. Quindi oggi per lui è no, però è una partita che si può giocare quando si insedierà Sarri, quando parlerà con Dybala. Per Sarri Icardi è l'attaccante migliore, ideale per sviluppare il suo 4-3-3. Secondo Sarri, questo non è un virgolettato, Icardi è un attaccante da 40 gol, al punto che nel 2016, quando il Napoli memorizzò da parte della Juve il pagamento della clausola per Higuain, voi ricorderete che il primo tentativo a quei tempi impossibile fu fatto per Icardi, fu un incontro tra De Laurentiis e Bandanara, ma l'Inter a quei tempi non avrebbe ceduto Icardi per alcun tipo di cifra. Le cose sono cambiate, tecnicamente, poi lì ci sono i luminari di mercato e mi fermo, che possono dare una valutazione diversa rispetto alla mia, migliore rispetto alla mia, le due società valutano 70 milioni il cartellino di Icardi e 70 milioni il cartellino di Dybala, quindi sotto questo aspetto ci sarebbero le condizioni per farlo, però oggi Dybala è di traverso, la Juve non vuole entrare in un discorso Juve-Inter e Icardi in questo momento rifiuterebbe qualsiasi cosa, però sono degli scenari plausibili di modifiche nel giro di qualche giorno, di due settimane, e per Sarri Icardi è l'attaccante top in grado di sprigionare al massimo la potenza del suo 4-3-3. Ah, Sarri va forte sui cardi, via.
Sì, sono quasi completamente d'accordo con Alfredo, perché Icardi per me è un giocatore che, se dovesse cambiare casacca, potrebbe veramente tornare a quello che era all'inizio con l'Inter. Quindi nel modulo di gioco di Sarri un centravanti così può determinare tantissimo le partite con due esterni capaci di mettere la palla in mezzo, perché lui secondo me deve star là davanti e non muovere troppo. Sarri crede che possa essere un attaccante da 40 gol, ha detto Alfredo, e vuole lui, Patrick Bastianelli. Adesso 40 gol magari mi sembra un po' esagerato, però sicuramente è un giocatore molto importante. Per quello che riguarda le valutazioni, onestamente credo che Icardi in questo momento valga qualcosina in più rispetto a Dybala, quindi una valutazione che darei io è sui 70 milioni sicuramente il valore di Icardi e un pochino meno la valutazione di Dybala. Sì, da 160 è il nostro una differenza tra i 10 e i 15 milioni, quindi io direi 55-60 il valore di Dybala e 70 quello di Icardi. Questo e poi è un approfondimento che faremo ogni giorno alle 14 nel corso di Calcio Market, dove si parla soprattutto di valutazioni, plusvalenze. Però Dybala ha più esperienza internazionale, ha giocato forse più in Europa, nelle coppe, più anche, cioè, e ricordiamo anche che Icardi non fa parte della nazionale argentina, Dybala sì, quindi la Juve ovviamente dice questo viene dalla Juve, gli dà una valutazione molto alta. E poi credo che siano due giocatori comunque molto funzionali. Arriva Dybala per un secondo. Vai, credo che siano due giocatori funzionali per i moduli dei due allenatori. Quindi penso che Dybala potrebbe far veramente bene con Conte. E allo stesso modo, come ha detto giustamente Alfredo, Icardi potrebbe fare veramente tanti gol con la Juventus. E allora lo facciamo. No, volevo soltanto aggiungere, se immaginiamo soltanto per un minuto che l'Inter ha Lautaro, all'accordo con Dzeko, parla con Lukaku e cerca di capire la vicenda di Dybala, secondo me immaginiamo bene che verrà messa a disposizione negli ultimi 30 metri a disposizione di Conte una squadra straordinaria, secondo quelle che sono le indicazioni dell'allenatore.